Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati qua sul canale in questo nuovissimo video da questa vista dal mare. Non si vede il mare però, ci ho provato ma pazienza. Like, iscrizione e campanella e bentornati in questo nuovo video. Ovviamente seguitemi sui social, Instagram, TikTok, eccetera, eccetera. Ieri non sono riuscito a portarvi il post partita dell'amichevole di Juventus-Brest terminata 2-2 perché non riuscivo per mie motivazioni. Oggi ho rivisto meglio la partita. Poi le amichevoli, come dico sempre, lasciano il tempo che trovano, il risultato è completamente inutile. E quindi anche se perdi le amichevoli stagionali, le amichevoli prestagionali, non ci si deve preoccupare. Non ci si deve preoccupare, la prima la Juventus l'ha persa contro il Norimberga per 3-0, giocando una partita brutta, brutta. Questa invece la Juventus l'ha pareggiato 2-2, una partita migliore. Era difficile fare peggio, era difficile ed era anche difficile replicare la prestazione contro il Norimberga, ma nulla è scontato in questo mondo. Detto ciò, un pareggio che ci sta, nel senso che guardando la partita, il pareggio è onesto. Scusate se sentirete un po' di casino, io non posso garantirvi questa vista ogni volta perché c'è casino e quindi se c'è casino la parte ve la devo tagliare e poi la devo rifare. Quindi quando non l'ho potuta registro qua, se no registro dove avete visto l'altra volta, in linea di massima. Però dicendo, è un pareggio giusto per quello che si è visto in campo. Il Brest è una squadra francese, è arrivata, voglio dire, terza nel campionato francese col suo anno, così come la Juve, soltanto che la Juve gioca nel campionato italiano ed è un campionato decisamente diverso. Beh, che dire, come dicevo, è un risultato che lascia il tempo che trova. Thiago Motta si schiera con un 4-2-3-1, la Juventus parte con un 4-2-3-1 che è il modulo di partenza, con in porta Di Gregorio, difesa a 4 formata da Cambiaso terzino sinistro, Cavall e Gatti due centrali, Cavall di sinistra e Gatti di destra, Savona terzino destro, Nicolò Savona, i due centrocampisti Thuram e Locatelli in mediana, sulla tre quarti, cioè sulla tre quarti Fagioli. Sulla sinistra Mbangula, sulla fascia destra Timothy Weah, fa tutto rima, scherzo, e lì davanti Dusan Vlahovic. Lì davanti Dusan Vlahovic è una formazione ovviamente molto rimaneggiata, c'è da fare mercato, bisogna anche un po' accelerare perché sentivo ieri Romeo Agresti che raccontava sul suo canale YouTube che si aspetta almeno 15 operazioni tra entrata e uscita e si è tenuto basso. Ci sono tanti esuberi e quindi vanno ceduti perché bisogna accelerare per forza di cose, bisogna accelerare. In questo calciomercato di agosto mi aspetto tanti acquisti e tante cessioni. Io continuo a avere fiducia in Cristiano Giuntoli, ma c'è da muoversi un attimino perché se fino più o meno alla metà di luglio il mercato era positivo, poi da luglio fino al 4 di agosto non si sta sviluppando molto. È da 10 giorni che la situazione è totalmente in stand-by, sia sul fronte cessioni, sia sul fronte acquisti, togliendo ovviamente Juan Cabal. Tra l'altro, parlando di Cabal, ri ci riallacciamo. Cabal contro il Norimberga già aveva fatto una buona partita. E anche contro il Brest ha disputato una buona partita. Sicuramente da migliorare tecnicamente, perché ieri ha sbagliato comunque tanto. Però rispetto ad altri calciatori, decisamente meglio. Poi l'abbiamo studiato anche noi. Io non so se vi ricordate il video che io ho fatto su Cabal più o meno una settimana e mezzo fa, 2 settimane fa, nel quale andavamo a studiare il colpo. Però Cabal è proprio un giocatore che deve, secondo me, giocare deve giocare come difensore centrale di sinistra, non come terzino. Non come terzino. E abbiamo visto pure che nei passaggi Cabal deve assolutamente migliorare. Aveva una percentuale di 70% di passaggi usciti all'Hellas Verona, dunque deve migliorare anche nella Juve, perché ieri un paio di palloni li ha sbagliati. Però i punti di forza è che è bravo a sganciarsi, proprio come ha fatto ieri varie volte. E ieri ha fatto anche qualche lancio lungo a cercare l'esterno di destra, Weah, per esempio. Però la prestazione di Cabal come centrale di sinistra mi ha convinto abbastanza. Io gli darei un 6,5, onestamente mi è piaciuto. E si è sganciato a personalità e non ha avuto paura. E non ha esitato a buttarsi, diciamo così. Un po' peggio Gatti, non mi è piaciuto Gatti. Io non so se verrà utilizzato come centrale di destra per tutta la stagione oppure come terzino. Io lo utilizzerei più come terzino perché Gatti difensivamente ha delle lacune, secondo me. Paradossalmente è più bravo ad attaccare che a difendere, ed è un difensore centrale, almeno questo dovrebbe essere.
Però io credo che Thiago Motta poi lo utilizzerà come terzino. Lo utilizzerà come terzino. I due terzini schierati erano Cambiaso e Savona. Savona ha ordinato, ha fatto una buona partita, non, nulla di eccezionale, per carità, non c'è stato nulla di eccezionale per tutti i 90 minuti, però probabilmente resterà in prima squadra e come riserva va benissimo. Devo dire la verità, non me l'aspettavo che fosse già così pronto, sinceramente. Sulla sinistra Andrea Cambiaso non ha disputato una partita magica, secondo me la posizione di Cambiaso non è tanto il giocare sulla fascia sinistra, più che altro è entrare dentro il campo. Questo perché? Perché se vogliamo fare una mini, tra virgolette, tra molte virgolette, analisi tattica, la Juventus di ieri giocava sì con un 4-2-3-1 che era il modulo di partenza, però il modulo è molto relativo e poi la Juventus con il passare di minuti si è schierata con un 3-2, che vuol dire più 3-2, spiegandovela in termini semplici, nulla di difficile, perché da con Thuram e Cambiaso, che erano i due mediani, con Cambiaso che appunto entrava dentro il campo e Thuram rimaneva stabilmente in mediana, con Savona che anziché il terzino faceva il difensore centrale di destra e si allargava. Gatti giocava come centrale fisso di una difesa 3 e Cabal si allargava come una sorta di, possiamo chiamarlo 3-4-3? 3-4-3, sì, possiamo chiamarlo così. Spero che la spiegazione sia stata abbastanza chiara, ma non è per nulla complicata. E con questa costruzione Fagioli e Locatelli si alzavano si alzavano appunto facendo quasi, non dico ovviamente i trequartisti, però alzandosi molto e facendo i centrocampisti decisamente più offensivi rispetto soprattutto a Kefren Thuram. Locatelli ieri non mi ha fatto impazzire, una prestazione un po' mediocre, anche Fagioli l'ho visto, non l'ho visto particolarmente al 100%, ma questo è normale. Chi mi è piaciuto della Juve, come vi dicevo prima, Cabal mi è piaciuto. Savona ha fatto il suo. Ildiz, quando è entrato, ha comunque deciso la partita. Perché? Perché la Juventus è andata sotto per 0-1 contro il Brest. Un gol abbastanza stupido, un gol subito che poteva essere tranquillamente evitato, perché il giocatore del Brest, per la precisione Camara, non viene seguito, inserimento e tiro, e la difesa dorme. I giocatori dormono, forse Fagioli poteva fermarli in quella circostanza, ma un gol abbastanza stupido con Camara che appunto si è inserito bene e poi Perin non ha potuto fare niente. Perin subentrato a Di Gregorio all'inizio del secondo tempo, subito dopo la fine del primo tempo. Sì, Di Gregorio è rientrato spogliato con Perin dentro. Però la Juventus poi dopo lo 0-1 riesce a riacciuffare la partita, la riesce a riacciuffare, il gol appunto del pareggio che nasce anche qui da Cabal che si riesce a sganciare, porta la palla in avanti dopo aver recuperato un pallone. Vlahovic si abbassa, la gira verso la sinistra proprio per Cambiaso che a sua volta serve Ildiz. Ildiz è questo, la mette dentro, Locatelli si inserisce e viene fermato con un fallo da calcio di rigore, un rigore solare, un rigore netto su tutti i pianeti. Calcio di rigore battuto da Dusan Vlahovic che spiazza il portiere del Brest, rigore centrale. Io sono un fan dei rigori centrali, come vi ho detto tante volte, e Vlahovic segna il primo gol stagionale della Juventus in questa stagione calcistica 24-25. C'è tanto da lavorare ovviamente, ma l'inizio, come dicevo, è stato decisivo proprio per questo, perché ha servito l'assist a Locatelli, poi fermato, e poi Vlahovic ha battuto il rigore. Quindi Ildiz, senz'altro sul pareggio della Juve, qualche cosa di buono l'ha fatta, anzi, anche qualcosa in più. Ildiz con quel cross lì ha fatto qualcosa di abbastanza carino, di abbastanza interessante. Non è stato nulla eccezionale, ho preferito il secondo tempo rispetto al primo. Complessivamente poche occasioni da ambe le parti. Complessivamente per la Juve grosse occasioni 3-4 massimo, non di più. Per il Brest il primo gol, il secondo gol e qualche tiro qua e là, perché la Juventus in fase difensiva ha mostrato delle criticità sia nell'amichevole contro il Norimberga sia nell'amichevole contro il Brest. Infatti il secondo gol della Juve nasce anche lì da una fase difensiva posizionata malissimo, lancio di un giocatore del Brest. La difesa, la linea difensiva è altissima senza motivo. E poi quindi il Brest sfrutta questa difesa alta della Juve e segna un gol abbastanza facile, cross
cross dalla destra verso la sinistra, tiro e per chiaramente dopo nulla andatevelo a recuperare il gol. E poi la Juventus, appunto, prima di subire il gol del 2-2 era andato in vantaggio sul 2-1. Calcio d'angolo battuto di Douglas Luiz, è entrato nella ripresa. Colpo di testa di Danilo totalmente smarcato e segna il gol che vale appunto 2-1. Nella ripresa sono entrati Bremer, sono entrati i brasiliani che sono rientrati, no, per la Coppa America, quindi Bremer, Douglas Luiz, Danilo, è entrato anche Hadžić nel finale di gara, è entrato anche Rui nel finale di gara, è entrato anche Sekulov nel finale di gara, è entrato Perin appunto al posto di Gregorio appunto nel secondo tempo quando è iniziato. I due altri cambi non ce ne sono stati, sono usciti Fagioli, Locatelli, Mbangula che non si è visto tantissimo, è uscito anche Kefren Turam, è uscito Savona, è uscito Perin. Spero di averli citati tutti. Complessivamente un pareggio alla fine giusto della Juventus. Mi è piaciuto Douglas Luiz quanto è entrato a partita in corso, perché si è vista proprio la differenza tra un Locatelli per esempio e un Douglas Luiz ha dato molta più velocità al pallone e non è un caso che da quando è entrato Douglas Luiz la Juventus ha giocato la miglior fase della sua partita, a mio parere. E tra l'altro era anche andato vicino al gol del 2-1, parato però dal portiere avversario. La Juventus aveva segnato pure il 3-1, ma il gol viene annullato per posizione irregolare. Il gol era stato segnato appunto da Kenenis, ma è stato annullato per fuorigioco. Dopo il 3-1 annullato, quindi si ritorna sul 2-1, il Brest la riacciuffa sul 2-2. Fatemi sapere un po' le considerazioni vostre qui sotto i commenti. Scusate se magari ho fatto un po' di casino, ma non mi sono segnato niente proprio perché è un'amichevole. Ho fatto sinceramente anche fatica a recuperarmela perché è appunto un'amichevole, quindi magari non sono stato attento su ogni minimo dettaglio. Quindi scusatemi solo per questo. Senz'altro il video di Norimberga Juve era venuto a mio avviso meglio. Ciao ragazzi, ci vediamo domani, penso con un nuovo video. Vedremo se ci saranno notizie di mercato, se no, scialla.